Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale in questo 18 gennaio in cui si celebra il quinto anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano in cui persero la vita 29 ospiti della struttura. Questo pomeriggio cerimonia di commemorazione con i parenti delle vittime che continuano a chiedere giustizia per quanto avvenuto nel gennaio del 2017. Il racconto della giornata nel servizio di Stefano Recanati. Alle 16.49, orario simbolo della valanga che il 18 gennaio 2017 inghiottì l'hotel Resort Rigopiano portandosi con sé 29 vite, è stato rintonato qui all'esterno di quello che resta del resort la canzone Signore delle Cime, diretto dal maestro Dorazio del coro Pacini di Atri. Un momento toccante, forse il più significativo di questa giornata che segna i 5 anni dalla tragedia. Oggi a questa commemorazione dei 5 anni il soccorso alpino non poteva mancare perché sono stati i primi ad arrivare sul luogo e avevano già capito a quale disastro l'Abruzzo andava incontro. Sicuramente sì, noi abbiamo capito da subito quale poteva essere il problema, infatti purtroppo i fatti ci hanno confermato la nostra ipotesi. E siamo qui dopo 5 anni ancora a parlare di queste cose, che è stata una tragedia grossa, immane. Quante cose sono cambiate in questi 5 anni? Stiamo lavorando tantissimo sul discorso della prevenzione. Prevenzione e informazione, perché in montagna bisogna andarci, però bisogna andarci nel modo giusto. Durante questo pomeriggio però non si è potuto fare a meno di non citare quella che è la giustizia che stanno cercando ancora i familiari delle vittime, familiari come Paola Ferretti, che qui ha perso il figlio che lavorava come receptionist nell'hotel. Io l'unica cosa, l'appello che faccio è che questi 90 giorni servano per completare veramente questo lavoro, perché per noi il tempo sta diventando prezioso. Ci rendiamo tutti perfettamente conto che il rischio di prescrizione incombe su questo processo. Di tempo ne è passato troppo, perché 5 anni sono tanti. Adesso auspichiamo che ci sia veramente un'accelerazione. Il monumento del ricordo, il giardino della memoria, come lo chiamano i familiari, è quello che manca qui a Rigopiano per un momento più intimo tra di loro. Lo chiedono da troppi anni, mancano delle firme, ci ha detto il papà di Marinella Colangeli, ma è cosa che afferma anche il presidente Marsiglio, arrivato qui a Rigopiano per unirsi al dolore dei familiari. La valanga è passata quasi 40-50 metri sotto là, a quel livello. Là non diamo fastidio a nessuno proprio. È un punto dove guarda dove stava l'albergo, dove è scesa la valanga, e per di più quando la gente arriva lo vede, si vede. E almeno abbiamo un punto dove fare una preghiera, dove mettere un mazzo di fiori. Il giardino memoriale non c'è nessun ostacolo particolare, attendiamo soltanto che i promotori producano la relazione nivologica richiesta e sollecitata anche all'amministrazione comunale di Farindola. Il nostro comitato Corenevea si riunisce ogni settimana, quindi non appena questa documentazione viene perfezionata, nel giro di pochi giorni daremo il parere. Celebrazioni in ricordo delle vittime di Rigopiano anche a Chieti e Montesilvano, dove oltre alle autorità hanno presenziato i familiari di coloro che in quella tragedia hanno perso la vita. Giuseppe Dintino. Sono trascorsi 5 anni da quando una valanga spazzò via l'hotel resort di Rigopiano, uccidendo 29 delle 40 persone che vi si trovavano, tra dipendenti della struttura e vacanzieri. Il 2022 potrebbe essere l'anno della sentenza nel processo ai 30 imputati, accusati a vario titolo di omicidio, lesioni colpose plurime, disastro colposo, abusi edilizi e falso ideologico. Oggi anche Chieti e Montesilvano hanno ricordato i propri concittadini rimasti sepolti da neve e macerie.
ferie. Nel capoluogo teatino cerimonia al monumento di Via d'Aragona per ricordare il poliziotto Dino Di Michelangelo. Col tempo il dolore non si affievolisce ma aumenta, ci ha detto il fratello e collega Alessandro. Dolore doppio per quanto riguarda me, ma è un dolore che comunque con il tempo non si affievolisce, ma piuttosto aumenta. Aumenta in che termini? Nei termini della ricerca della verità, che diventa quasi come un obiettivo primario. Metti da parte tutto il resto della tua vita, i progetti. A proposito di ricerca della verità, lei ha fiducia nella giustizia? Certo, fiducia l'avevo sempre, l'ho avuta sempre. Essendo anche un appartenente alle forze dell'ordine, posso sentirmi con la coscienza a posto di aver fatto tutto quello che c'era da fare a livello di parte civile, a livello di fratello e come cittadino, al punto da sposare in pieno come famiglia tutte le teorie e tutte le scelte processuali della Procura della Repubblica di Pescara. Ovviamente qualcuno dovrà prendersi le responsabilità di quello che è potuto accadere dopo e che avrebbe potuto portare al salvataggio di più persone. Sette montesilvanesi che si trovavano nel resort, due di loro, Bianca e Tobia Foresta, non sono sopravvissuti. Sono state ore e giorni molto duri perché inaspettati, erano persone che erano andati soltanto per fare due giorni di riposo e invece il loro riposo poi è durato in eterno. Speriamo che, sentite anche le parole del procuratore capo, che quest'anno sia l'anno della svolta, sia l'anno dell'accelerazione definitiva, perché ce lo meritiamo e se lo meritano soprattutto le 29 persone che purtroppo oggi non ci sono più. A Montesilvano un anno fa è stato inaugurato un giardino in ricordo delle vittime. Dobbiamo fare in modo che quella tragedia non si ripeta mai più, ha detto il sindaco di Montesilvano e presidente della provincia di Pescara. Un'area verde che è frequentata da tanti bambini e ragazzi e ha sicuramente un significato, ossia quello di rappresentare il bello della vita, ed è quello che in qualche modo anche i familiari oggi vogliono venga ricordato. Questo giardino, al di là di questo significato, poi è della bellezza che rappresenta, vuole essere anche da monito affinché insomma quello che è successo, quella stessa tragedia, in futuro non si ripeta più. Cambiamo argomento adesso e parliamo della Fondazione Pescara Abruzzo. Sono una persona al servizio della comunità e sono presidente nel rispetto dei principi statutari. E questa la replica del presidente della Fondazione, appunto, Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscia, a seguito della richiesta di fare un passo indietro espressa dal senatore Luciano D'Alfonso. Una risposta ferma ma pacata. Dopo la richiesta di un passo indietro rivoltagli dal senatore Luciano D'Alfonso e dopo l'audizione svoltasi a Roma dinanzi alla Commissione parlamentare per il sistema bancario, il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscio, ai nostri microfoni ribatte e risponde alle polemiche delle ultime settimane, specificando quello che negli anni ha fatto la sua fondazione per la città di Pescara. Si chiede che io faccia un passo indietro, ma io sono sempre stato una persona di servizio e al servizio della comunità. Mi ritrovo ancora a fare il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, non contravvenendo a norme, a principi statutari, ma in rigoroso rispetto di norme, di principi statutari e su proposta di consiglieri numerosi che compongono gli organi dell'ente, che all'unanimità hanno voluto che io fossi nuovamente presidente dell'istituto. E cosa risponde a chi insomma rimprovera la fondazione di aver poco pensato negli ultimi anni al sociale della città di Pescara, ai poveri, avrebbe messo un po' da parte i principi sociali? Purtroppo è una tesi di chi non è documentato e di chi ignora, probabilmente perché è distratto da impegni più importanti. La Fondazione Pescara Abruzzo ha erogato a favore delle sofferenze sociali in media il 24% delle risorse che costituiscono il fondo istituzionale per le attività erogative a favore di tutti i settori
rilevanti statutariamente. Non solo, ma si devono aggiungere a questi dati anche gli effetti dei progetti di lungo periodo che la Fondazione ha realizzato nella nostra comunità. Mi riferisco in primo luogo alla Cittadella dell'Accoglienza, che è un progetto della Fondazione, di proprietà della Fondazione, che è gestito egregiamente e con grande generosità e impegno dalla Caritas provinciale e che nel periodo che ho citato del triennio 18-20 ha erogato in media poco meno di 60-70 mila pasti all'anno a favore dei poveri. Per chiudere, professor Mattoscio, secondo lei perché solo oggi molti si accorgono della Fondazione Pescara Abruzzo e della sua lunga presidenza? Beh, evidentemente perché le cose concretamente realizzate forse adombrano le poche cose realizzate da altri. E forse perché anche l'autorevolezza, la reputazione che la Fondazione Pescara Abruzzo ha conquistato nel corso del tempo finiscono con lo sminuire il ruolo della mala politica, non quella della buona politica di cui ci sarebbe e ci sarà sempre bisogno, come io mi auguro. Parliamo adesso del Covid, sono 5.075 i nuovi casi positivi accertati con i test delle ultime 24 ore, 3.842 di questi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, il tasso di positività è pari al 12,91%, si registrano due decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.707, aumentano anche i ricoveri. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 3 mesi e 102 anni. Gli attualmente positivi sono oltre 74.000, per la precisione 74.360. 400 pazienti più 2 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica e 36 più 1 sono in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Vediamo le variazioni provincia per provincia, 952 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 1415 in più rispetto a ieri in provincia di Chieti, 1246 in provincia di Pescara, 1307 in provincia di Teramo, 35 per persone che risiedono fuori regione. E alla luce dell'aggiornamento odierno, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto raggiunge il 20%, più 1% con un aumento dell'1% per le terapie intensive ed è al 30% per l'area non critica, esattamente le quote che fanno scattare la zona arancione, che sono al 20 e al 30%. Nonostante i nuovi casi siano oltre 5.000, come abbiamo visto, i dati confermano però la frenata della corsa del virus. I contagi accertati in una settimana sono 25.162, con una variazione del meno 13,65% rispetto ai 7 giorni precedenti. A livello territoriale i numeri più alti sono ancora quelli del Teramano, unico territorio che presenta ancora un'incidenza dei contagi settimanale per 100.000 abitanti superiore a 2.000, per la precisione 2.058, poi c'è il Chietino con 1.930, 1.880 per il Pescarese, chiude la provincia dell'Aquila con un'incidenza pari a 1.579. Le associazioni di categoria abruzzesi chiedono alla Regione di dare applicazione alla legge 9 del 2021 per l'erogazione di contributi per le imprese di turismo e ristorazione danneggiate dalla pandemia e di erogare i fondi per il cratere. Paolo Renzetti. Le associazioni chiedono un aiuto alla Regione, al Governo, la situazione è difficile, c'è anche la questione di questa legge. Ma per quanto riguarda il territorio del cratere, noi stiamo denunciando ormai da anni che questi fondi che effettivamente sono arrivati e sono nelle casse della Regione dal 7 febbraio 2019, siamo arrivati ormai ad oggi. L'unica attività svolta è di qualche mese fa, cioè col bando per la selezione dei confini. Quindi, dovendo starci poi un secondo bando, superiamo i 3 anni e mezzo e quindi è un grossissimo ritardo, una cosa molto grave,
che diciamo in qualche stando se la grossa calamità che abbiamo avuto è anche una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, e quindi noi per questo non è che chiediamo l'aiuto, ci è dovuto. Siamo dagli ultimi giorni di dicembre in una crisi e un lockdown di fatto. Purtroppo c'è il mondo del commercio, della ristorazione, del turismo che sta subendo delle restrizioni enormi, non c'è gente in giro, molti ristoranti stanno decidendo dall'inizio di gennaio di tenere chiusi, e a questo si aggiunge una crisi di liquidità dovuta a diversi fattori, al fatto che ad esempio non ancora arrivano alcuni ristori promessi. È una legge regionale che va avanti da gennaio 2021 ad un anno, siamo ancora alla mancata messa a terra. Oggi stanno creando una crisi di liquidità senza una prospettiva neanche di ristoro, con un lockdown di fatto, e rischia di essere insomma un colpo mortale. Bisogna accelerare l'iter per la fusione dei comuni. Per questo, questa mattina i vertici dell'Associazione Nuova Pescara hanno lanciato un appello al presidente della regione, Marco Marsiglio, affinché nomini un commissario ad acta. Odoardi, un referendum, una legge regionale, ma la Nuova Pescara non ancora decolla. Perché? Quali le responsabilità? Direi che è sotto gli occhi di tutti, non c'è neanche quasi bisogno di raccontarlo. Purtroppo le responsabilità sono di una parte del personale politico che non si prende le proprie responsabilità e che soprattutto non fa il proprio lavoro, il lavoro per il quale è stato eletto. Ci sono delle commissioni che sono state istituite intercomunali per poter programmare, progettare la Nuova Pescara. Queste commissioni regolarmente vanno deserte, o comunque non deserte ma senza numero legale, perché c'è una quota di consiglieri che partecipa, ma purtroppo non è sufficiente. È anche deprimente nei confronti degli stessi presidenti delle commissioni che si trovano a convocare e dover chiudere la commissione per mancanza di numero legale. Oggettivamente è anche imbarazzante, perché il rifiutarsi di svolgere il proprio lavoro e il proprio compito assegnato dai cittadini oggettivamente lascia l'amaro in bocca. Al governatore, che si è espresso sempre in maniera favorevole alla Nuova Pescara, perché quando in campagna elettorale è venuto in Confindustria e ha parlato, io gli ho chiesto cosa avrebbe fatto per Nuova Pescara, e lui ha risposto che Nuova Pescara andava fatta assolutamente perché c'era una legge, perché c'era stato un referendum. Noi gli chiediamo la nomina immediata di un commissario ad acta, quindi non un commissario prefettizio previsto alla fine dell'iter della legge, quindi 2024, ma un commissario ad acta che arrivi subito, spogli i consigli comunali dall'incombenza di Nuova Pescara e ridia vigore a questo iter di legge che, si badi bene, avrebbe visto la politica protagonista della fusione, ma la politica cittadina, politica dei tre comuni, una parte della politica non ha saputo interpretarla, e quindi è giusto che adesso venga messa da parte. Dopo l'elezione del Capo dello Stato, il Presidente della Regione Marsiglio sarà ascoltato dal Ministro Cartabia sulla chiusura dei tribunali minori. Si accendono ulteriori speranze circa una proroga delle loro attività, per poi spostare la battaglia sul fronte della riforma della geografia giudiziaria. Il Presidente della Regione è stato notiziato dal Ministero che appena finito l'elezione delle procedure per l'elezione del Capo dello Stato verrà sentito dalla Cartabia con una delegazione di cui speriamo di poter far parte. Per il resto la politica abbiamo saputo giusto ieri o l'altro ieri che è pronta a ripresentare un altro emendamento che insieme a quelli già presentati dovrebbero riportare il problema sul palcoscenico. Speriamo che tutto si concili positivamente almeno per la concessione della proroga, poi vedremo come fare per modificare la legge sulla geografia giudiziaria, che effettivamente parametri e argomenti validi ci sono. Il dato è obiettivo: né L'Aquila né Chieti hanno situazioni immobiliari tali da poter accogliere il tribunale di Avezzano sul Mulino da una parte e Lanciano e Basso dall'altra. Quindi questo è un dato obiettivo, non è che ci stiamo a fare una lotta di campanile o quant'altro. Quindi insomma
superiamo il problema temporale e poi vedremo di modificare pure questa legge, che effettivamente, insomma, la legge è assurda, perché non si può lasciare scoperti dalla giustizia una zona dell'Abruzzo Sud più grande non solo del Molise ma anche della zona nord, dove stanno 4 tribunali in Abruzzo. È assurda questa cosa, atteso che, tra l'altro, comparando il trattamento ricevuto all'Abruzzo con quello di tutte le altre regioni, il trattamento disposto dal decreto legislativo del 2012, l'unica regione che ha avuto la decurtazione del 50% del tribunale, che avrebbe come risultato la scopertura così grande del territorio, è l'Abruzzo, e la cosa, insomma, va corretta, almeno corretta. Da oggi la mobilità nel centro storico di Teramo sarà rivoluzionata da 2 nuove aree pedonali, Corso San Giorgio e via Capuani. Stop a macchine e furgoni nell'intero perimetro della cattedrale. Arrivano intanto buone notizie per i 23 dipendenti parcheggiatori della Tercop, che saranno riassorbiti dalla Easy Help, il nuovo gestore degli stalli per il comune di Teramo. Tania Bonici Castelli. Si chiamano APU e sono le aree urbane pedonali. Da oggi a Teramo sono 2 quelle definitivamente consacrate come tali, Corso San Giorgio e via Capuani. Inoltre stop a macchine e furgoni nel perimetro della cattedrale, piazza Orsini, piazza Martiri della Libertà, via San Berardo e via del Vescovado. Una rivoluzione voluta dall'assessorato al traffico del comune di Teramo, che ha già individuato a compensazione 35 nuovi stalli misti nelle strade vicine. Dalle 8 del mattino sino alle 18 del pomeriggio fungeranno da carico e scarico, mentre dalle 18 in poi saranno gratuiti per tutti. I prossimi passi riguarderanno la pedonalizzazione definitiva di piazza Sant'Anna e di via Sant'Antonio, un programma che preoccupa però i residenti, che vedrebbero diminuire drasticamente la possibilità di parcheggiare nei pressi di casa. Ci sono finalmente 2 aree pedonali, Corso San Giorgio e via Capuani. Quelle di via Capuani conosciamo la storia negli anni è stata, purtroppo, oggi torna a essere un'area pedonale. Questa in relazione anche a uno studio fatto da Italia Oggi di alcuni mesi fa, che dava a questa città una buona posizione, ma purtroppo c'era un pesantissimo zero sulle aree pedonali. Oggi ce ne sono 2 aree pedonali che cercheranno di migliorare la qualità della vita in questa città, perché un'amministrazione deve tendere soprattutto a questo. Inoltre Piazza Marti e Piazza Orsini, che abbiamo visto in questi mesi essere soprattutto un parcheggio, già da questa mattina si vede un enorme miglioramento, anche grazie alla presenza della nostra polizia locale, che sta cercando di far capire a tutti i fruitori, ai furgoni che impazzavano in questo spazio. Sicuramente adesso troveranno anche degli stalli nelle vicinanze, degli stalli diversi. E sul tema dei parcheggi arriva una buona notizia per i lavoratori della Tercop, la cooperativa che per anni ha gestito gli stalli in centro. Grazie ad una serrata trattativa tra i sindacati e la Easy Help, subentrata la Tercop, dopo essersi aggiudicata l'appalto messo a bando dal comune, i 23 dipendenti della vecchia cooperativa saranno pienamente riassorbiti a 36 ore con contratti a tempo indeterminato. Sport adesso, Serie C, doppia seduta di allenamento oggi per il Pescara, entrambe le sedute al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Si entra nel vivo della settimana, che riporterà in campo i biancazzurri, che sfideranno l'Aquila, Montevarchi senza gli squalificati Pompetti e Ianes. Non ci sarà il centrocampista Mirko Valdifiori, che venerdì scorso ha risolto il contratto con la società. Ieri sera il giocatore è intervenuto nel corso della trasmissione Replay. Lo ascoltiamo. Sicuramente è normale che, come ho detto, in campo speravo di lasciare un ricordo migliore, però anche in questi giorni ho ricevuto tanto affetto. Magari ho lasciato un ricordo come uomo, come un ragazzo che anche in questi ultimi 6 mesi, nonostante ha sofferto a non giocare, ha cercato lo stesso di aiutare i ragazzi, di aiutare il gruppo e di fare sempre il bene del Pescara. E anche in questa scelta che ho fatto, ho provato in questi 6 mesi magari iniziali a vedere se si poteva cambiare magari un'idea tattica che ho sempre rispettato di mister Alteri, però ho visto che giustamente lui ha deciso di portare avanti le sue idee, quindi non aveva neanche senso, secondo me, continuare, è giusto farsi da parte, anche perché magari, come ho detto anche in questi giorni nelle interviste, anche magari tenere un posto in lista si libera un posto, anche perché magari può arrivare un ragazzo che può servire al Pescara in questo suo progetto.
mi dispiace, perché ho detto ero rimasto perché a Pescara ero legato, anche perché mi sentivo un po' in debito con l'anno precedente, e quindi anche il fatto anche del mio silenzio nel cercare di aiutare anche per quello, perché poi quando riconosci magari sai che vieni da una stagione in cui le cose sono andate male, non puoi neanche pretendere, devi... è andata così, ripeto, non voglio colpevolizzare nessuno, dispiace, la rabbia e la voglia di giocare ce l'ho, come ho detto, anche perché il presidente Sebastiani era stato anche gentile nel, se volevo magari iniziare anche un'avventura come allenatore o post carriera, e mi aveva offerto anche se volevo appunto rimanere a Pescara, anche per questo rapporto che c'avevo io con Pescara, con la dirigenza, con tutti. Però tu vuoi giocare momento, ancora? In questo momento sì, poi ti dico sinceramente, se dovessi finire dopo dai, una carriera che sono partito dal basso, sono arrivato in alto, e finire con gli ultimi 6 mesi così senza giocare, un po' mi dispiacerebbe. E a Teramo questo pomeriggio conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Roberto Codromaz, che va a rinforzare la linea difensiva che qualche giorno fa ha perso Matteo Piacentini, passato al Modena. Allora, ho fatto 2 allenamenti, ritmo altissimo, ho trovato diverso rispetto a quello che, a cui ero abituato, che si usa molto di più il pallone, sì, c'è una ricerca del gioco, e palla bassa, giocare, girare, e ritmi veramente alti, quindi sono contento di essere qua, avevo bisogno di giocare perché non ho trovato abbastanza minutaggio a Piacenza, e quindi mi sono un po' allontanato da casa, ma sono molto contento. No, allora, i primi anni sono stato molto più fermo, ho fatto 3 anni a Salò e poi subito dopo ne ho fatti 3 a Trieste. E più che altro negli ultimi anni ho deciso, più che magari fermarmi, proprio di ricercare il minutaggio, di ricercare insomma di giocare il più possibile. E purtroppo non sono riuscito a trovare una costanza nelle squadre, soprattutto anche nell'ultimo caso, Piacenza, dove purtroppo sono partito titolare, ma poi mi sono trovato alla 10ª giornata o poco dopo a non fare più un minuto, e quindi ho dovuto per forza fare un cambio. No, allora, Mister Guidi non lo conoscevo di persona, l'avevo affrontato contro, e però mi aveva già cercato in un paio di occasioni, mi ricordo l'anno scorso, quindi diciamo che comunque avevo sentito il professor Melino, che mi aveva chiamato, mi aveva detto dell'interesse anche negli anni scorsi, e quindi sì, non lo conoscevo di persona, ma diciamo che c'era già, era scritto che prima o poi dovessi farmi allenare dal mister. E, no, ho già detto che comunque ho giocato in entrambe le difese, proprio penso di aver diviso i miei anni di carriera tra 3 e 4, ho fatto probabilmente più a 4, però negli ultimi 2 anni ho fatto più a 3, insomma. Allora, secondo me, io ho visto della qualità, ci sono delle idee forti, e io l'anno scorso ho fatto una retrocessione e direi anche a pelo, perché comunque ai play-out, non una retrocessione diretta, e io posso affermare che quest'anno la squadra non è quella con cui, cioè è una squadra, non dico che da play-off o cose, perché l'importante è salvarsi in questo momento, non è il problema. Non è assolutamente, è una buona squadra, da quello che ho visto in 2 giorni è una buona squadra, e soprattutto ci sono delle idee forti che mi sembra proprio che vengano ricercate fino alla fine, e quindi penso che ci siano dei buoni margini di miglioramento anche con dei nuovi innesti, e possiamo far bene. Volley adesso, dopo quello di Grotta Azzolina al tie break, secondo stop consecutivo in trasferta per l'Abba Pineto, che questa volta però resta a mani vuote. Prata di Pordenone si impone in 4-7 e si porta a un solo punto dal sestetto di Rovinelli, che mantiene la vetta della classifica a causa dei rinvii
delle gare delle due dirette inseguitrici. Domani alle 20:30, primo match casalingo del nuovo anno con il recupero contro Belluno. Sergio Zappalorto. Unica abruzzese impegnata l'Abba Pineto, in pavida Ortona riposo per turno, domani sera al 20 recupererà Castellana Grotte, mentre il Pineto, altro recupero, se la vedrà col Belluno alle 20:30 al Pala Santa Maria. Giornata a no del sestetto di Rovinelli, di nuovo sconfitto, due trasferte comunque pesanti e troppo ravvicinate, Grottazzolina e Prata, un sol punto. Vertice solitario provvisorio, un momento decisamente negativo. Ancora una gara a corrente alternata con troppi errori inspiegabili, talora persino elementari. Ricezione spesso in affanno, molti gli ace subiti, battute regalate ai friulani nei momenti clou, rimonte esagerate, mettici pure alcuni soliti pasticci arbitrali ma con un peso relativo, rare le fasi positive al di là dell'unico set vinto. Squadra che non brilla come un mese fa, ma va pure rimarcata la pazzesca rincorsa di un Prato al suo nono successo consecutivo, non un caso, e ora un sol punto dagli abruzzesi. Baldazzi il più prolifico, 17 punti dei locali, Link per il Pineto 20 punti e 44%. Con Trace, ma anche 7 tante battute sbagliate. In difficoltà la difesa, non efficiente l'attacco come da costume, soprattutto però la differenza ha un nome preciso: Muri. Udite, 4 vincenti l'Abba, ben 18. Avete capito bene, 18 il Prata. Superfluo ogni commento. E giovedì 20, non mercoledì 19, sempre alle 21 in pallavolo, si parlerà anche del recupero di domani. Ripetiamo, ore 20:30 in casa contro il Belluno. Dovrebbe essere tutta un'altra storia. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo, questa sera torna alle ore 21 l'appuntamento con Pro Teramo, pochi giorni dal ritorno in campo della Lega Pro e dunque anche della formazione di Federico Guidi, che sarà impegnato sabato pomeriggio al Benelli di Pesaro contro la Visse. Il TG6 invece torna questa sera puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.